sempre dal comune, sotto l'occhio vigile del comune, dato qualche... Faccio una piccola battuta, non vuole essere simpaticamente. Qualche tempo fa parlavo con qualche amico, dico, sai, è quasi pronto il cinema. Mi aspettavo sinceramente una risposta del tipo, oh, ma che cosa ci farete, come funzionerà la gestione? La prima domanda che mi ha fatto, chi lo gestirà? Cioè, paradossalmente, come se fosse più importante sapere chi dovrà fare una cosa piuttosto che quello che si farà. Approfitto di questa domanda perché molto spesso l'interesse non si crea rispetto a un servizio, ma piuttosto rispetto a chi e come insomma si gestirà. Allora, servizi pubblici, sapete, bisogna fare degli affidamenti pubblici, quindi si faranno delle gare. Stesso vale anche per il dopo di noi. È chiaro che nel momento in cui uno sa che cosa si andrà a fare, di conseguenza capirà anche che tipo di servizio e che tipo di azienda andrà a fare quel servizio. Quindi se bisognerà fare un centro diurno, cioè che funzioni dalla mattina alla sera, è un conto. Se si farà un residenziale di 24 ore, è un altro conto. Perché se bisognava farlo 24 ore c'è presenza di personale su 24 ore, quindi tutto quello che compete l'assistenza, medici, infermieri, insomma, dal più alto alla più piccola categoria. Se è un centro diurno alcune figure saranno meno presenti o più presenti altre rispetto per esempio agli operatori. Quindi è un po' questo il discorso. Il comune predisporrà un bando per l'affidamento di questo servizio, ma quello che mi piacerebbe più sottolineare è che a Troia avremo un ulteriore servizio per problemi. Sì, ma io l'ho detto anche perché noi abbiamo la casa d'accoglienza qui in mezzo all'arco cattedrale, come sta la facciata, per come è stato fatto l'ultima piazza di Scoppia, un pugno nell'occhio, ma è giusto per quando i vengono i turisti, perché di là passano. E questo era... Altro argomento, casa di riposo. Io non so che cosa come sta, io è la cosa che mi viene in mente, vedere quella facciata là, che... No, bene. È una tristezza, veramente. È una tristezza. Il discorso è questo. L'IPAM, San Giovanni in Dio, è un'istituzione pubblica ma nello stesso tempo privato. Che significa? Non tutti sanno, per esempio, che quell'istituzione, io lo so perché ci ho trascorso un po' di tempo come consigliere d'amministrazione, quindi alcune notizie ce l'ho. Si regge solo e soltanto con le rette degli ospiti. Praticamente c'è un sistema di nomina regionale, cioè il consiglio di amministrazione viene nominato dalla regione, dove i consiglieri non percepiscono un euro di indennità, nessun titolo, nessun rimborso, ma non riceve un euro di contributo. Posso dire che negli ultimi anni, insomma anche la mia presenza, la casa di riposo ha respirato. Perché per la prima volta in questo paese gli ospiti della casa di riposo mangiano la mensa scolastica, che vuol dire che mangiano quello che diamo ai bambini in una forma di preparazione attenta, equilibrata e loro vanno, almeno nel periodo in cui è aperta la scuola, cosa che non è mai successa, perché chiunque di Troia sa che lì c'era la signora volontariato con quello che si riesce a fare. E non è pensabile che una casa di riposo viva di aspetti estemporanei, cioè se qualcuno ci si trova e gli si porta qualche cosa, non è possibile. Ha una passività impressionante, dove il Comune di Troia, per andare incontro alle esigenze, ha dato 150.000 euro, cioè è una cifra incredibile, da me non sono 1.000 euro di conto, 150.000 euro. Io sono stato presidente della Commissione San Giovanni di Dio, e praticamente per giustificare questi soldi che abbiamo dato per ripianare le debitorie con il personale, abbiamo preso in fitto un'ala che è quella che confina con l'ufficio turistico, perché ovviamente la Corte dei Conti ci avrebbe chiesto conto a che titolo date questi soldi, cioè i soldi dei cittadini. Allora lo abbiamo fatto sicuri che tutti i cittadini, nessuno avrebbe, come dire, fatto una considerazione diversa rispetto a San Giovanni, perché sappiamo che San Giovanni Dio per noi e per ognuno rappresenta un patrimonio culturale, religioso, ognuno ci vede qualcosa di suo,
Per cui eravamo convinti che qualsiasi azione che potesse aiutare la giovane di Dio sicuramente era gradita. Abbiamo questa diciamo zona che ormai è del comune, che l'ha presa in affitto per 20 anni, unitamente ad alcuni terreni per 30 anni, quindi è stato girato questo contributo. In realtà il problema della facciata non possiamo intervenire perché di fatto quel bene non è comunale, però siamo andati oltre. Abbiamo presentato un progetto alla regione, abbiamo invitato l'assessore Gentile. Direi molto probabilmente, per non dire sicuramente, avremo un finanziamento di 1,5 milioni di euro che non sistemerà solo il tetto e la facciata, ma rimetterà in funzione un servizio che è la casa di riposo, fatta come si deve. Quindi, pur non essendo nostra, noi andiamo oltre, però perché sappiamo che è un bene della città, e così come ci siamo impegnati a sistemare San Francesco, dove si sono spese le migliori campagne elettorali, te lo posso dire io che ne ho partecipate a qualcuna, in punta di piedi, zitti, l'abbiamo rimesso a posto, così come abbiamo rimesso a posto San Domenico, così come abbiamo restituito alla città la chiesa dei Monticelli, che non era più proprietà comunale e che oggi è proprietà comunale, così come in quello spazio ci faremo un auditorio della musica, la casa della musica, così come abbiamo rimesso a posto tutti i nostri beni, il degrado della scuola media giù abbandonata, così come abbiamo sistemato Rione Croci dopo 50 anni, non vedremo dei palazzi, a chi piacerà e a chi non piacerà, ma sicuramente non vedremo un degrado urbanistico da Beirut, e chi arrivava c'è sta zona che insomma non si riusciva a sistemare di nessuna maniera. Così come sistemeremo il macello, così come sistemeremo buona parte, anzi direi quasi, abbiamo già sistemato quasi tutto, di quelli che erano i ruderi di questa città. Sicuramente possiamo fare molto, possiamo fare meglio, possiamo fare di più, ma noi ogni giorno cerchiamo di fare qualcosa, per cui ci aspettiamo molto presto, sì, anche la casa. È previsto qualcosa, quindi è previsto che ci sia un qualcosa. È previsto, sì, certo, perché nel momento in cui ci sarà il finanziamento all'esercizio di un'attività, ovviamente la prima cosa che si fa è mettere in sicurezza le mobili, perché se ci devi svolgere un'attività è di quel tipo, devi sistemare la facciata, devi sistemare i tetti, bisogna fare abbattere tutte le barriere architettoniche, ma quello che mi interessa, al di là del fatto che sistemeremo l'estetica, avremo un servizio. Guardando posti, ma saremo nell'ordine dei 25 posti, poi dipende un po', ma per Troia è più che sufficiente. Non avete pensato per un istituto, diciamo, nuovo, nuova costruzione? C'è la RSA che già assorbe questa funzione. Noi abbiamo San Giovanni di Dio, che è nostro, lo dobbiamo rimettere a posto. La vita della città, quindi non è la città. Però un servizio del genere, di fatto, già c'è. Allora, dobbiamo cercare di... C'era prima l'ultima. Renato, volevo sapere, mi è sembrato di capire per quanto riguarda il discorso sul turismo, cioè è lodevole tutte le iniziative del comune di recuperare i vari musei, le strutture, perché giustamente, come hai detto tu, se dobbiamo ospitare qualcuno dobbiamo creare le premesse, e questo è stato fatto. Quindi. Però mi è sembrato di capire, ecco, questo volevo essere spiegato, cioè se avete intenzione o in progetto qualcosa che riguardi l'affidamento per quanto riguarda il discorso turistico sull'incarnica a Troia, conoscendo, non lo so, il comune paga qualcuno per svolgere questa attività e verrà dato in affidamento, come funzionerà? Cioè ero curioso di capire questa cosa qua, visto che comunque mi sento un attimino coinvolto tra i progetti, perché potrebbe essere una cosa che tu sei messo in un'altra cooperativa che si occupa di promozione, che non posso fare turismo ad oggi, anche se ho il titolo da direttore tecnico dell'agenzia viaggi, quindi potrei tranquillamente fare un discorso proprio di incoming a 360 gradi. Ci limitiamo a fare un bando, qualcosa. Ma anche, ripeto, se avete già destinato dei fondi o avete intenzione di farlo, in che forma? Io non, ripeto, non è che voi pretenderei, diciamo, l'esclusiva, però siccome c'è tanto da fare, sono tanti settori da portare avanti, a me piacerebbe magari che il comune sia un po' più chiaro in questo senso, per dire, evitare che la cosa, il clou sarebbe che viene l'agenzia da Foggia per dire ci viene a fare il discorso del turismo, perché a Troia non ci sono più persone che sanno operare nel settore, non credo sia il caso. Però nel caso in cui ci fossero magari anche altre persone che hanno lo stesso interesse, la stessa voglia di collaborare, perché non trovare
una forma oggi, parlando tutti insieme, senza arrivare allo sfondo, perché vi dico che, come dice lui, il chiacchiericcio del